una somma di una arrivata anche posta per te. Questa è la storia di una gara, passiamo da un filmato. Che non smetterò mai di amarti così follemente. Mai più, ho detto mai più, ti devi far vedere da me. Zitto, vattene! Non senza di te. Vedono la camicia. Se non potesse entrare nessuno. Da là l'ho visto che ha una camicia bianca. Gian Miaman. Così da un mese, da quando si può non arrivare. Sono tutte da... Se tu... Se tu guardi il pubblico, sì, ti accorgi... Quasi meno tutte le donne qua, no? Tutte donne. Ci sono quattro uomini che hanno guidato la macchina o prima. Ecco, il mio padre, forse. Aspetta, c'è tuo papà. Sì, sì. Aspetta. Non è qui, però? La cosa fantastica è che sono signori di tutte le età. Questo è un po'... Sediamoci qua. Allora, mi date un po' di... Okay. Tanto stai bene, sì? Sì, sì. Ma sei bellissima è una canzone italiana, no? Sei bellissima. Okay. Sei bellissima. Non era particolare a me, solo... Allora... Questo è giuri? Una giuria? No, no, okay. No. Poi se dovessero dare i voti a te oggi... passi a pieni voti. Aspetta. Senti, io ti faccio vedere delle cose e tu mi dici cosa ti ricordano o quello che ti pare. Ok? Abbiamo una cosa in comune io e te. Ecco. Questo è un codice di procedura civile. Ecco. Ma questo mi ricordo trauma. Perché sai, 4 anni ci ho messo per studiare la legge, trauma, sì. E com'è andata? È andato molto bene, ero molto bravo. Cioè, casomai si mette di fare l'attore, si può sempre ritornare a fare l'avvocato. L'avvocato? Sì, sì. Okay. Civile o penale? Tutte e due, penale mi piace di più. Allora, questa è una macchina fotografica. Ah. La macchina fotografica? La macchina fotografica non è per fare una foto. Si vede che alla gente piace più la serie che ho fatto nuovamente, che si chiama Archangel Kush, che si trattiva. Ecco. Il mio carattere è fotografo, è un fotografo magnum, si dice, che quindi nella serie ciò che fa come mestiere lui sarebbe
speciale pure per me, quindi... Okay. Allora... Non so se sei fidanzato o che, no? Però questo in realtà è il simbolo del matrimonio, no? Non so se ti piace. Allora, io ho fatto 5 serie, in tutte le serie mi sono sposato. Okay. E quindi la mia nonna, mia madre è sempre... A piangere. Sì, sempre piangono, sempre... A loro piace molto che io mi sposo ogni volta, ogni volta. E quindi... E tu ti vuoi sposare la mia vita? Non adesso, di non ancora, giorno. Scelgo? No. Un giorno. Ci credi nel matrimonio? Sì, sì. Accetto tutte le cose che la vita mi porta, quindi non è che okay. Non sono una persona chiusa. Questo non è detto che c'entri col matrimonio. Ah. Ma è l'idea di te, papà. Guarda, sì, guarda, da bambino io queste cose, non usavi queste cose, io direttamente mangiavo. La gente rideva perché io mangiavo con le mani riso, pasta, così, e non ho usato troppo questa cosa, però mi ricordo che c'avevo un ciuccio e mi sono goduto così. E poi mi sono distrutto tutti i denti, così... Quindi, tu dici, una storia molto triste. Quando tu hai detto mi sono distrutto i denti, questo hanno detto poverino. Allora, questo è semplicemente uno specchio, no? Specchio, lo specchio, sì. Uno può avere un buon rapporto, un cattivissimo rapporto. No, vediamo se risponde, specchio specchio delle mie brame, dimmi chi è più bella delle mie. Specchio è una cosa utile, bisogna vedere a volte. Beh, quando fissi i capelli, no? Hai paura di invecchiare? Invecchiare? No, vedo mio padre che si è invecchiato molto bene, quindi... Hai paura che le cose cambino? No, non ho delle paure che riguardano me, ho paura se... avrei paura di perdere mia mamma, mio padre, ma... Paura su di me non c'ho tanto. Vabbè. Ok, basta. Adesso ti lascio, togliamo questo e faccio venire accanto a te una ragazza. Come ho detto, una ragazza, questa hanno urlato. Facciamo entrare l'aria. Ciao. Ciao. Allora, ma dovete calmarvi per un secondo. Ce la facciamo a calmarci? Beh, ma però bisogna. Ah, ma voi vi siete, non so che... So che vedete anche la soap in turco adesso, quindi... Pensa come state messe. C'è anche un uomo che fa le stesse scene. Sei pazzo di lui anche tu? È legittimo, eh? Ok, posso parlare di Ilaria o lo scompenso ormonale per sempre? Allora, Ilaria chiama questa trasmissione per sua mamma e sua sorella. Quando l'ho conosciuta era un po' di mesi fa e lei mi ha detto: mia madre e mia sorella hanno una vita difficile, hanno una vita piena di sacrifici, perché nella loro vita ci sono io e perché loro devono sempre occuparsi di me, si sono sempre occupate di me. Molto probabilmente la loro vita potrebbe essere diversa se io non ci fossi. Voglio venire a C'è Posta per te per dirgli grazie e per chiedergli scusa. Voglio chiedergli scusa perché io mi sento un peso. Avevo 10 anni quando mamma e papà si separano, mia sorella aveva
appena compiuto 16 anni, quando ho dovuto iniziare a lavorare. Lavoravo in un forno insieme a mia mamma, si davano i turni per occuparsi di me. Avevo 19 anni quando mi sono innamorata di un uomo sbagliato. Mia sorella mi diceva di non frequentarlo, lui aveva una compagna e avevo un figlio. Ma io ero innamorata, ero convinta di andare avanti e la relazione è durata 3 anni. Sono rimasta incinta, sono andata da lui, gli ho detto che aspettavo un bambino e la prima cosa che mi ha detto è: io questo bambino non lo voglio, devi interrompere la gravidanza. Mia sorella aveva ragione, lì ho capito che era un uomo che certamente non mi amava, sta di fatto che se è nato mio figlio lo devo a mia madre e a mia sorella. Mattia è nato ed è nato grazie a loro, loro hanno sacrificato la loro vita per Mattia. Ancora mi ricordo mia madre che mi ha detto: per me non c'è nessun problema, e la stessa cosa mi ha detto mia sorella. Mattia ha 3 mesi, quando penso finalmente di poter fare qualcosa anch'io. Mamma, per provvedere alle spese necessarie per Mattia, aveva aggiunto un altro lavoro, oltre al forno faceva anche la lavapiatti. Mia sorella continuava a lavorare al forno, io avevo partorito Mattia, l'avevo cresciuto e adesso finalmente anch'io potevo trovarmi un lavoretto. Mi trovo un lavoretto al forno anch'io, vado avanti in questo lavoretto per poco tempo, neanche un anno, e poi mi trovano un problema, un seno, un tumore. Finisco in ospedale, il lavoro ovviamente non c'è più, e mamma e mia sorella sono di nuovo lì, e sono di nuovo lì notte e giorno. Lavorano e vengono da me. Mamma arriva in ospedale con una rosa, che è una rosa finta, e con dei baci perugina. È la prima volta che la vedo piangere. E quando le dico: mamma, stai piangendo? Lei mi dice: no, ti sbagli, mi fanno semplicemente male gli occhi. Mi porta questa rosa e mi dice: vedi, è una rosa finta, è per questo che non appassisce mai, ed esattamente come te, anche tu non appassirai mai. Prende un bacio perugina e lo divide a metà. Mia sorella ogni volta che mi vedeva mi diceva 1000 volte a me, ma non a te. Supero l'operazione, supero le cure, cerco di riprendermi, vado a ricercarmi un lavoro e di nuovo mi trovo un gonfiore al collo e di nuovo ricomincia tutto e ricomincia anche la chemioterapia. Attualmente viviamo in un appartamento piccolino, costa 500 euro al mese, viviamo con lo stipendio di mia sorella che è di 900 euro, abbiamo un padrone di casa per bene, qualche volta non riusciamo a pagare l'affitto, ma lui non ce lo fa pesare. La casa è piccola, c'è una stanza con un letto matrimoniale dove dormiamo io, mia mamma e anche il piccolo Mattia. Poi c'è un salone che è insieme alla cucina e lì c'è un divano letto e ci dorme mia sorella. La casa è piccola ma noi stiamo bene. Le spese sono tante perché Mattia è piccolo, Mattia cresce e quindi ci vogliono sempre tanti soldi per riuscire a comprare le cose per lui. Ed è sempre mia sorella e mia mamma che ci pensano. Abbiamo una macchina, questa macchina è una vecchia Citroen, è tutta scassata e non ci sono i soldi per pagare l'assicurazione. E tutto questo mi fa pensare di essere un gran peso. Io so che non ho nessuna colpa per essermi ammalata, io so che non è certo una colpa Mattia, perché è la gioia della mia vita, di mia mamma e di mia sorella. A volte penso che una colpa che ho è quella di aver scelto di aver messo al mondo un figlio senza un padre, con un uomo sbagliato. Perché voglio fargli un regalo a ceposta? Perché non costa e quindi non lo devo pagare io, ci pensa la televisione a pagarlo, e perché in fin dei conti in questo modo riesco a dirgli tutto quello che sento e che non sono mai riuscito a dire. Adesso vediamo la questione della posta, mamma e tua sorella. Ciao Maria, sono a Roma e vado a consegnare i tuoi inviti alla signora Rita e Veronica. Via! Piacere signora. Piacere Rita. Io sono Gianfranco. Veronica? Piacere. Ciao, piacere Gianfranco. Conoscete il programma? Sì, lo vediamo. Io ho 2 inviti da parte della signora Maria De Filippi.
Io so che siete mamma e figlia. Sì. So che tu, Veronica, lavori come cassiera in un negozio a Roma. Sì. Mentre lei, signora, so che è nata nel mese di luglio. Sì. Perfetto. Questo è per te, Veronica. Questo è per lei, signora. Grazie. Noi, alla fine di ogni consegna, diciamo sempre una cosa. C'è posta per te. Metto qua. Vieni qua con me. Posto. Gianfranco, sì, Maria. Rita e Veronica hanno accettato l'invito. Rita e Veronica hanno accettato l'invito e sono qui con noi. Prego. Ciao Maria. Ciao. Come andate? Siete un po' agitate? Un pochetto. Un pochetto tanto, mi sa. È un pochetto, un po'. Vabbè. Conoscete un po' il programma, visto la consegna, no? Quindi adesso guardiamo chi è e poi sulla base di quello ci regoliamo, giusto? Okay. Allora, apriamo? Sì. Va bene, apriamo la busta. Roma, 6 aprile 2002. Ciao Ilaria, è tua sorella che ti scrive. Io ti voglio bene, più della mia vita, perché sei una bambina davvero speciale. Questa lettera conservala, così quando sarai grande dirai: quanto era stupida tua sorella che scriveva queste cose. Non vi aspettavate lei? No. E beh, è venuta da me un bel po' di mesi fa, per fare questa cosa. Ci siamo accorti di niente. No, poi ha tenuto il segreto per tanto tempo. Posso avere... Vuoi un fazzoletto? Sì, grazie. Piero, mi dai un fazzolettino? Rischi anche che ce l'abbia al pubblico, perché ogni tanto arriva anche il fazzoletto e c'è posto, quindi aspetta che magari vedi... Ah, eccolo. Cioè, ce l'ho, grazie mille. Eccoti qua. Grazie. Allora, però, la facciamo parlare anche se... Sì. Ok. Sì. Vai, Ilaria. Questa lettera, Veronica, me l'avevi scritta tu quando avevo 8 anni. Mi avevi detto di conservarla e nel crescere di rileggere quanto eri scema. Ma qui la vera scema sono io. Se oggi sono qui, lo devo a voi. A voi che mi avete sostenuto per tutti questi anni, che mi date la forza di andare avanti anche quando il mondo mi è crollato addosso. Per tutti... tutti i sacrifici che fate ogni giorno per me e per Mattia. E se oggi sono qui è perché vi amo tantissimo e soprattutto perché voglio chiedervi perdono. Ma te che? I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. We were just kids when we fell. Avevo 16 anni quando me ne andavo di nascosto da te, mamma, in giro col mio amico in motorino, nonostante avessi il divieto assoluto perché dicevi sempre che era troppo pericoloso. E infatti un giorno una moto ci ha preso in pieno e ho fatto un volo di quelli che mentre voli non sai nemmeno se atterri. Quell'incidente di fatto è stato l'inizio di un inferno che è durato ben 2 anni e che purtroppo ha risucchiato dentro tutte e tre. Un vortice di angoscia, di preoccupazione che vi ha tolto anni, aggiunto rughe sul volto.
Abbiamo affrontato 18 interventi e dico abbiamo perché non mi avete mai lasciata sola nemmeno per un minuto. Non so come, con un miliardo di sacrifici, 7 giorni alla settimana, notte e giorno, c'era comunque la tua mano, mamma, a stringere la mia, o il tuo sorriso, Veronica, a rincuorare le mie paure. Avevo sbagliato io, eppure a pagare i miei conti toccava a voi. Come quando, durante la convalescenza, di notte, vi svegliavano le mie urla, perché venivo assalita dagli incubi di nuovi incidenti, macchine che volavano, io che saltavo nel vuoto. E ogni volta c'eri tu, mamma, che asciugavi le mie lacrime con 1000 baci e mi abbracciavi forte forte dicendomi di stare tranquilla. E quella volta, Veronica, che ti si accorta che la mia gamba stava diventando di un colore strano, ma io col cavolo che volevo tornare dal dottore, così mi hai detto che andavamo a comprare un gioco per la Play. E allora io ti ho seguita, ma come siamo stati in auto, hai ingranato la marcia e mi hai portato di corsa all'ospedale, dove mi hanno rioperata d'urgenza. Senza di te, Veronica, oggi io non camminerei. Solo che per te essere la sorella di un guaio non deve essere certo facile. Quando sono nata, tu mi hai accolto con amore e entusiasmo e io non ho fatto altro che regalarti problemi. Tu sei stata il braccio a cui aggrapparmi ogni volta che inciampavo. Tutto quello che è successo a me è purtroppo inevitabilmente ricaduto sulle vostre spalle. Io non potevo chiedere mamma e sorelle migliori e spero che un giorno, non troppo lontano, potrete dire la stessa cosa di me. Well, I found a man stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just a message. To carry love. Quando ti ho chiesto, mamma, di accompagnarmi dal dottore, quando sono uscita dalla visita e ti ho visto tutta sola che mi aspettavi stropicciando un fazzoletto tra le dita, sono scoppiata a piangere. Tu ti sei avvicinata a me e hai accolto una nuova, complicata verità. Ero sola, incinta di un uomo che, come tu e Veronica ben sapevate, non si sarebbe mai preso le sue responsabilità. Mi ero innamorata della persona sbagliata e ancora una volta non avevo ascoltato i vostri consigli. Nuove responsabilità e soprattutto nuove spese. Ma tu, mamma, anche quella volta hai trovato le parole giuste nel tuo cuore e mi hai detto: la scelta è solo tua, Ilaria. Per me, che sono la tua mamma, non c'è nessun problema. Ce la faremo come abbiamo sempre fatto. Ho dovuto passare la gravidanza a riposo, costringendomi a sacrifici inauditi. Tu, mamma, lavavi i piatti per 30 euro al giorno e tu, Vero, lavoravi in un forno come cassiera anche 10 ore di seguito. Grazie a voi sono riuscita a fare qualche visita privata con dottori meno frettolosi e appena abbiamo scoperto che sarebbe stato un maschietto, abbiamo preso una scatola, ritagliato tanti nomi diversi, li abbiamo messi dentro uno ad uno e fatto la pesca di quello che avremmo dato al nostro piccolo di casa. E così che abbiamo deciso che mio figlio si sarebbe chiamato Mattia. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright. Mattia è nato il 10 settembre del 2016. Eravamo io e te, Veronica, perché mamma tu lavoravi. Quando ti abbiamo telefonato per dirti che stava nascendo, stavi sul bus e dall'emozione hai sbagliato fermata e ti sei dovuta fare 4 km a piedi per vedere tuo nipote appena nato, che avrebbe portato il mio cognome perché il padre, come avevate previsto, non l'ha riconosciuto. Da quel giorno però sono triplicati i vostri sacrifici. Un ragazzino costa pure quando è piccolo e tante volte ti ho visto andare a letto stravolta, mamma, dicendo che non avevi fame. Lo dicevi perché piuttosto che far mancare qualcosa a lui, tappavi lo stomaco con l'aria che respiravi. Ma il dolore chiama dolore e mentre voi due reggevate il mondo per me, si è aggiunta un'altra ennesima battaglia da combattere. Quando i dottori ci hanno detto la verità, ricordo di averti visto nascondere una lacrima, mamma. Dicevi che ti davano fastidio gli occhi per via delle luci, e invece era colpa mia. Ancora una volta ti stava dando un dolore. Ti chiedevo di preoccuparti per me. Un giorno sei arrivato in reparto con una rosa blu
con i cioccolatini attaccati tra i petali. Mi hai detto, vedi che questa rosa non appassisce mai e tu devi fare come lei, non devi appassire, non devi farmi preoccupare. Poi hai staccato un cioccolatino, l'hai diviso a metà e me lo hai dato dolcemente, dicendo, sei sempre la mia piccola, proprio come quando ero bambina e ti mettevi sul mio letto con pazienza e mi davi la frutta a pezzettini. Ancora un'operazione, ancora speranze da accendere, ancora preghiere, ancora un altro giro di giostra, un nuovo ciclo di chemio. Via i capelli dalla testa, via il piacere di mangiare una bistecca, via lo smalto dalle unghie spezzate. Veronica, tu mi compravi il pesce e mi toglievi una ad una ogni lisca e tu, mamma, mi facevi il passato di verdura con tanto amore e i vostri sforzi io sapevo ripagarli piangendo e dicendo continuamente che volevo chiudere gli occhi per non aprirli mai più. Sai quante volte mi sono chiesta, mamma, come sia possibile avere tutto sulle proprie spalle come hai avuto tu e nello stesso tempo riuscire a far fronte a tutti i guai che una figlia sgangherata si è procurata e inevitabilmente ti ha procurato. Sapere che tua figlia sta per sbagliare, vederla andare incontro al dolore, saperla magari anche in pericolo di vita e riuscire ciononostante a mantenere l'equilibrio, il sorriso, la forza d'animo di continuare a dire ce la faremo. Io grazie a te sono mamma, ma so che non sarò mai brava come te. Non è automatico, sei tu che sei speciale mamma, forte e comprensiva, generosa e accogliente, roccia su cui poggiarsi e abbraccio caldo da cui trarre conforto. Per questo sono qui stasera, perché so quanto vi devo, perché so quanto vi amo. Ora ho 25 anni e voglio chiedervi scusa per avervi guastato la vita dai miei 16 anni ad oggi. Avete sopportato macigni di dolore, di paura, di sacrificio a causa mia, eppure avete sempre entrambe un sorriso per me. Ci aspettano un sacco di guai, forse fuori dalla porta di casa. Abbiamo arretrate con l'affitto, la vecchia macchina senza assicurazione e tanti altri conti. Ma io troverò un lavoro e farò in modo che entrambe possiate prendere un sospiro di sollievo. Voi ve lo meritate, lo prometto, e succederà. E stasera comincio col provare a farvi brillare gli occhi con una sorpresa. Sarà per voi un sorriso spontaneo che io spero sia il primo di mille sorrisi che voglio regalarvi ora e per sempre. Mamma mia, che storia. Bisogna fare un film di questo. Eh sì. Però io non faccio parte del marito, no. Io c'ho dei regali per voi. Non so quando devo dare, però vediamo. Quando vuoi? Vuoi che li faccia entrare? Me? Sì. Ci avete un calore. Aspetta, che gli tolgo le rose perché stanno poverine tutte impalate con la rosa. Mettiamo qua dietro. Ok. Avete un colore favorito? Verde speranza. Questo? Verde. Ah, verde. Speranza. Non sento. Prego. È giallo forse? Sì.
Ok. Devo aprire? Non ora. Ah, ok. Ok. Questo lo deve dare a Ilaria. Ecco. Tutti insieme. Quindi vuole che lo aprate tutti nello stesso momento. Ok. Conti tu. Questo è un regalo per alleggerire la vostra sofferenza. Apriamo? Al tre? Tutte e tre insieme? Sì, sì. Uno, due, tre. Segreto, eh? Poi ha anche portato le altre cose, però. Sì. Accettare i fattorini. Sì, ecco, ti abbiamo. Questi sono per Mattia. Porta in Turchia? No, anche no. Comunque, visto... Farò grande attore da lui. Visto l'età di Mattia, visto la taglia che ha, diventa come lui, Mattia. Diventa... Perché quanto ha Mattia? Speriamo. Tre anni. Cioè, veramente 3 anni ha due spalle così. Allora, Ilaria, so che vuoi dire un'altra cosa. Che da oggi in poi voi dovete pensare più a voi stesse. E io vi prometto che mi occuperò più di Mattia, perché in questo tempo siete stati troppo appresso a me e a Mattia. Dovete dedicare più tempo a voi stesse. Veronica, se dici di no, cioè... No, nel senso che rimaniamo così, lei può sera. Dire così, però tanto sempre dietro vado io. L'impegno è giusto che lo metta, però io però, dietro Però vado. Quello che vuole significare tua sorella, sì. Oltre a ringraziarvi, è in qualche modo di chiedere scusa per alcuni errori che lei ha fatto, no? E capisco che tu non li senta come tali, però è sufficiente che li senta lei, no? Sì, sì. Però quello che voglio dire è che se non dite sì, la saluta non la posso togliere. No, togli, Maria, togli. Posso togliere? Ma sì. Gian ti vuole regalare. Volevo una regalare cosa questo. Grazie. State voi. Gian, sai ballare? Prendiamo la musica. Vuoi Allegra? Musica. Oh, Maria. Allegra? Vuoi... Sì, certo Allegria. Cioè, Allegra, ok. La mattina Allegra. Grazie.
grazie Maria di Cucco. Grazie a te. Grazie. 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 Grazie